promuovere un turismo slow e sostenibile per portare sempre più viaggiatori a conoscere e amare i tesori della Lunigiana e allo stesso tempo creare servizi di welfare sul territorio, soprattutto per gli anziani. Sono questi gli obiettivi comuni delle due cooperative di comunità di Fivizzano che si sono aggiudicati i fondi della Regione Toscana, che ha stanziato 1.200.000 euro per 25 progetti innovativi sui territori. Nel comune lunigianese sono state finanziate ben due cooperative, una attiva dentro Fivizzano, l'altra nel borgo di Acqui Terme. Anche qua si vede una comunità vivace che ha deciso addirittura in un comune due iniziative di fare delle cose che sono sia un'attività economica che serve per sviluppare la cooperativa, le cooperative in questo caso, e anche creare occupazione per persone che altrimenti forse avrebbero dovuto anche trovarla fuori dal paese principale. E nello stesso tempo ci forniscono attraverso queste iniziative servizi aggiuntivi alla popolazione. A Acqui Terme, dove un tempo l'unica fonte di ricchezza erano le cave di marmo, la cooperativa Altereco punta a creare una rete ospitale di comunità per valorizzare le ricchezze di questo borgo, stretto tra due parchi, quello dell'Appennino e quello dell'Apuane. Con questo progetto, l'opportunità data dalla Regione Toscana, abbiamo pensato di potenziare queste attività e ridare anche un'ulteriore possibilità alle case del borgo per l'ospitalità e per creare una rete di ospitalità diffusa e anche un centro servizi, una specie di welfare di comunità per questo paese dove quando si arriva lì finisce la strada. Molto bello, i turisti lo apprezzano, ma comunque ha un problema anche di servizi che noi cercheremo di supplire per quanto possibile. A Fivizzano invece la cooperativa di comunità vuole riutilizzare gli appartamenti sfitti, che sono più di 90, per creare un albergo diffuso che porti turisti e crei posti di lavoro. Ma la nostra cooperativa principalmente si occuperà di realizzare un albergo diffuso, recuperando gli immobili abbandonati e gestiti da una hall nella quale poi la cooperativa gestirà, e insieme a quello faremo una serie di attività invece sociali di, diciamo così, recupero del tessuto, soprattutto visto e considerato che Fivizzano ci sono molti anziani, quindi faremo servizi di welfare anche per loro.